Salve a tutti ragazzi, qua è Lassio e oggi ci troviamo in un nuovissimo video su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Global. Oggi siamo qui per andare a testare le nuove unità di Super Dragon Ball Heroes che avete visto nello scorso episodio che sono andato a trovare. E come vedete là in alto a destra non ho tante stone perché io ho continuato a pullare e ho trovato un altro paio di PG. Mettiamolo così, sicuramente nei prossimi giorni vedrete altri showcase degli altri PG che ho trovato, non vi preoccupate. E oggi sono qui per iniziare con lo showcase di Broly Super Saiyan 4 Tech, nuovo uscito. E andiamo subito in un evento qualsiasi, mo prendo una history a caso. Possiamo prendere anche la nuova history del nuovo evento per far vedere il team che ho creato attorno, giusto per vedere Broly come performa. Allora, vi dico subito che il Broly che ho è Ability 2. Infatti ho trovato un'altra copia fuori dal video di... lo scorso video che avete visto di Dokkan, un video pull. Ok signori, leader trovato. Per trovare sto leader più 6 ci ho messo un quarto d'ora. Nessuno gioca più 6 come leader, vabbè. Questo è il team che avete visto, adesso ve lo faccio vedere più da vicino. Anche se è un team incentrato principalmente sul Broly nuovo, per diciamo dargli maggior spessore, ecco. Come vedete è formato da doppio leader, doppio Vegeta. Avrei preferito un altro Vegeta fisico che dava un 150% attacco piuttosto che il blu che dà un 130, ma va bene. E come vedete il team è formato da doppio Broly, Broly Super Saiyan 3 e Broly il nuovo. Ho messo il 3 per il Link Nightmare che ha, che dà un 10% d'attacco. E poi c'è Goku GT Super Saiyan 3 che ha Saiyan Roar che stando a girare entrerà in turno con Broly e avrà diciamo il turno massimale quel che può avere. Naturalmente sto Broly è veramente forte, purtroppo ho dei turni di merda qua, come vedete. Vabbè, purtroppo lei lock, non ci posso venire se non l'avrei messo in mezzo lui. E questo Broly è veramente, veramente forte. Se l'avete trovato, ottimo PG, io ho l'ability 2, quindi gli ho dato full crit, gli ho dato 20 crit 6 add. Non ho visto nemmeno come tanca, però lui tanca dopo la special. Perché dopo la special si buffa del 140% se non sbaglio. E quindi comincia a tankare e a fare danni dopo la special. Vedete, adesso ha preso 50k di pugni e la prima fase della history nuova, che la history nuova è proprio una cavolata da fare. Ok, il tempo di radunare i turni, quindi mettere Broly Super Saiyan 3 a linkare con il Broly Super Saiyan 4 e ci siamo. Naturalmente il best linker non credo sia il Super Saiyan 3, anche se ha Nightmare, quindi più che altro ho messo per il Nightmare che ha, che dà quel 20% d'attacco, quel 20%, 10% d'attacco che a Link al 10 aumenta. Però io ho il Link all'1 di sto Broly Super Saiyan 4, quindi mi accontento. E non so se sia lui il best linker o qualche altro Broly forse. Però Nightmare ho visto che in Pure Saiyan c'era solo lui. Cioè lui, il Super Saiyan 4. E poi per la maggior parte sono tutti PG Extreme. Principalmente sarebbe da giocare in un Saiyan Roar Broly. Quindi con l'uscita di Gogeta 4 Int sto Broly veramente è un amore da giocare. Però purtroppo ve l'avrei fatto lo showcase visto che su Jap c'ho Gogeta 4, ma non ho trovato su Jap Broly. E quindi ci dobbiamo accontentare, ecco, mettiamolo in questo modo. Se no l'avrei giocato lì che è veramente, veramente tanta roba sarebbe stato. Qui intanto, vabbè, qua il Broly Super Saiyan 3 ancora non ha avuto Ezza, anche se è stato annunciato, quindi dovrebbe uscire a breve. Non mi ricordo adesso il giorno quando esce il suo Ezza. Che lo testeremo. Appena uscirà Ezza, lo testeremo insieme e ve lo farò vedere che è ability full. Secondo me è tanta tanta roba. Quindi tanto Vegeta si trasforma. Vabbè, noi dobbiamo fare le turnazioni Broly Super Saiyan 4 e Broly Super Saiyan 3. Ok, pure questa è una bella turnazione, facciamo così. Purtroppo con Goku GT linka di merda. Lo fa in questo modo. Diciamo così tanto non lo sciotto. Però faccio dei bei danni sicuramente. Vediamo la specie, come vedete vi faccio leggere anche la passiva per chi non l'avesse. A 40.000 di difesa, come vedete, è bassissimo. Però è ability 2, quindi. Dopo la special, vedete, attacco di difesa 140% dopo che ha fatto la special. E ha una possibilità di lanciare una special addizionale se c'è un Saiyan Roar. Un Saiyan Roar, un Giant Ape che attacca nello stesso turno. Avendo Goku GT Super Saiyan 3 che è Giant Ape, può fare una special in più, possiamo dire. Fermo Vegeta, fermo, mannaccia la miseria, niente. Vegeta ha deciso di shottar. Mannaggia, vediamo vedere Broly adesso pure senza link col Super Saiyan 3, vabbè. Ci accontentiamo. Naturalmente a livello di danni ne fa di più con linkando con Goku Super Saiyan 3 GT, perché c'ha pure il buff della passiva, quindi ha un buff d'attacco. Però naturalmente mettendolo Broly e Goku GT a ruotare, quindi fra 3 turni vedremo turazione doppio Broly con Goku GT, quello sarà il
il turno massimale di danni che può fare questo team. Mettiamolo in questo modo. Ho cercato di fare anche altri team, però ho voluto fare questo più altro per incentrarlo solo e soltanto su Brawl. Ho messo pure quel Camber giusto per. Ho detto che metto, pam, per ride metto lui. Ma non sapevo che metto, ho detto che metto un altro buffer, no. Un altro, che ne so, un Veget, no. Troppo semplice. E ho deciso di mettere sto Camber, che è poi 1.800.000, È vero che Ability Full Camber, alzo le mani, sto schifo, mi è uscito Ability Full, però carino. Carino, come avete visto, ho fatto pure la road, la Super Battle Road Extreme Physics, che sta sempre sul canale, con lui dentro, quindi è forte, il road è forte. Tanca, fa danno, stanno. L'ho detto tanca, tanca. Ok, debuffato l'attacco, va benissimo, meno danni. E adesso abbiamo la durazione quasi quella buona. Quasi. Se vedete che può laghicchiare un po' la schermata è perché sto renderizzando un video su Sony Vegas. Quindi potrebbe succedere che laghicchia, ma non troppo. Vedete qua è 81.000, 75.000. Come vedete questo è il Nightmare che si attiva. E vediamo quanto fa di danno. Non avrà il massimale di danno perché non c'è un Giant Ape in turno, quindi non riesce a fare doppia special, che fa comodo, una doppia special fa comodo, fa pure bei danni. Vedi, io ancora non ho visto Ability 2 quanti danni fa, 1.500.000 Ability 2 senza linkare Saiyan Roar, che è il buff migliore che, gli può, che può avere. Non male, non male, non male, veramente buon PG per essere di Heroes, che diciamo che di PG di Heroes non ce ne sono buonissime a livello di danni. Carini, ma nulla di eccezionale. Non sono rotti, ecco. Ci sta, vediamo che lui c'è, Broly può fare pure doppia special. Quindi, ho detto, Giant Ape sarebbe il team migliore per formare, dove lancia sempre doppio attacco, che può essere una special, ok. Quindi può arrivare a fare tre special se è buildato ad crit con l'ability 2. Facciamo così. Sì, cioè, carino, adesso ve l'ho detto, il tempo di radunare le durazioni con Goku a fianco a Broly Super Saiyan 4. E secondo me i 2 milioni li superiamo pure, I 2 milioni li superiamo. Camper qui 1.400.000, va bene. Non è che linka chissà con chi. Bigon. Sì, comunque va un po' a rilento l'emulatore, perché ve l'ho detto, sto editando un video e tra poco esplode. Ok, vabbè, qua Vegeta si pompa la difesa, tutto quello che vuoi. Bravissimo, me lo riuscite a shottare? Mi sa proprio di no. 1.200.000 crittato, questo lo shotta, 1.200.000 crittato. E ora ci togliamo sto Trunks da mezzo e andiamo subito alla prossima fase. Gentilissimo Vegeta, come sempre tu sei un amore. Questo fa male, questo fa male. No, pensavo peggio. Goku, mi fai una addition di special crit? No. Va bene, ok. Ti dirò, questa è pure un'altra bella turnazione. Il problema è che l'ho shotto con Broly di Super Saiyan 3. Cioè dovrei fare così, però perdo Saiyan Roar. Ecco perché guarda, 105.000 c'ha di base. Se lo metto link qua, 130.000 quasi. Perdo un bel po'. Vabbè, io lo metto qua per vedere un po' come fa a livello di special, quanti danni fa. A livello difensivo come siamo messi? 41k sempre. Giustamente non c'è nessun buff difensivo. Facciamo così. Come vedete lagga un pochettino. E Tora. Ok, 28k. 2 milioni senza linkare Saiyan Roar. Questo arriva pure sui 2 milioni e 3 secondo me. Ricordiamoci che lui lancia due special, perché c'era un Saiyan Roar e Saiyan Roar, mannaggia mia, un Giant Ape in turno. Vedete, è bello forte, è bello forte, è bello forte. Quindi turno dopo abbiamo il turno definitivo, abbiamo doppio Broly. Aspetta, sì, doppio Broly con Goku GT. Io pensavo di aver messo Broly sul Saiyan 3, ha girato e è finito. Era finita. No, l'ho messo, ho messo bene le donazioni. Il turno dopo sarebbe il turno migliore che possiamo avere con questo team. Comunque fatemi sapere voi sotto nei commenti se avete trovato un altro linker migliore rispetto a Broly Super Saiyan 3 per Broly Super Saiyan 4. Sicuramente ve l'ho detto,
un Giant Ape performa meglio. Già Goku Super Saiyan 3 secondo me performa meglio a livello di Link. Il GT che ho messo perché dà sia buff di passiva che di Saiyan Roar, che gli permette di fare due special. Anche se l'ho detto, vorrei fare il team migliore che posso fare. Anche se con Tora secondo me ha guadagnato quel 1000 d'attacco. Non so per cosa è dovuto. Allora, adesso approfondisco un attimo. Ok, ho appena visto che con Tora Link ha Saiyan Warrior Race, che a livello 1 gli dà un 5% di boost d'attacco. Quindi credo che con Tora performa ancora più danni. Credo. Adesso voglio vedere un po' come siamo messi. Tipo un altro Snake, giusto perché quel Broly Super Saiyan 3 mi puzza proprio del merda. Ma proprio del merda pesante. E vediamo a quanti danni riesce ad arrivare. Perché adesso Link ha anche Saiyan Roar, ricordo. Vediamo, questo è il turno migliore che può avere con sto team. A parte se mettiamo Tora, perché Link ha quel 5% in più. Quindi forse un 10k in più, vediamo. Di danno, nemmeno più di danno. Ecco, vedi, ha fatto 2 milioni e 4. Buono. Secondo me con Tora allincando arriva pure sui 2 milioni e mezzo, secondo me. Li supero. Come vedete, doppia special a 2 milioni e mezzo. Se fa pure la terza, visto che abiliti 2. Fa male, fa un bel po' male, come vedete. Non l'ha fatta, vabbè. Ci sta, veramente buon PG. Se l'avete trovato, ottimo. Appena uscirà Gogeta quarta, anche se non vi consiglio di pullarci quando uscirà sul Global, visto il PG che non è fortissimo, mettiamo in questo modo. Però la categoria è bella, bella pompata. Tanto potete utilizzare anche lui come leader, anche se è un 130% il Giant Ape. Però ottimo personaggio anche lui. Broly ci sta, veramente, veramente ottimo. Va bene, signori, io finisco qui la guida. Anzi, facciamo una cosa. La guida? Lo showcase. Anzi, per cazzeggiare facciamo la nuccata finale. Per cazzeggiare proprio. Io spero che il video vi sia piaciuto. Postato così potete lasciare un like, iscrivervi al canale. Sicuramente troverete per i prossimi giorni altri showcase su gli altri PG che ho trovato. Quindi, vabbè, quelli che avete visto nello scorso video e quelli che ho pullato per i fatti miei, mettiamoli in questo modo. Se fosse stato così, potete lasciare un like, iscrivervi al canale. E noi quindi ci vediamo al prossimo video su Dokkan Battle.